In questo momento siamo in collegamento telefonico con il signor Daniele Scaldea, co-direttore della rivista Geopolitica. Signor Scaldea, ringraziandola per la sua gentilezza e il tempo che ci sta per rilasciare, cominciamo l'intervista di oggi con la prima domanda. Signor Scaldea, geopolitica è un termine che va di moda ed è anche ampiamente utilizzato nel mondo dell'informazione ed universitario. E questo nome finisce anche con l'essere abusato e banalizzato fino a diventare un semplice sinonimo di politica internazionale. Ma ci potrebbe spiegare cosa significa esattamente geopolitica? Vede, il problema geopolitica è che questo termine è nato all'interno della geografia politica nel primo Novecento, cioè in una fase in cui la stessa geografia stava ancora per certi versi definendo se stessa. È nato nell'ambito soprattutto germanofono e anche quando si è diffusa di fatto, e dico di fatto perché non come termine, ma tramite il tipo di analisi, quindi è stata percepita successivamente come geopolitica nel mondo anglosassone, è avvenuto tramite autori che non si definivano geopolitici, come Mackinder, per esempio, il quale anzi, quando fu iniziato a essere indicato Quando si iniziò a essere indicato come l'ispiratore della geopolitica di Husshofer, rifiutò questa etichetta, ciò anche per motivi molto chiari legati al contesto dell'epoca, cioè questo avvenne durante la Seconda Guerra Mondiale, quando Husshofer, tra altro a torto, è indicato come ispiratore delle politiche espansioniste di Hitler. E quindi per tale ragione Mackinder non apprezzava il fatto che poi venisse indicato lui come ispiratore di Husshofer, quindi indirettamente quello di Hitler. Nella fase successiva alla Seconda Guerra Mondiale, proprio in virtù di tale collegamento, la geopolitica è stata a lungo interdetta come disciplina e come nome, visto che veniva vista come qualcosa di nazista intrinsecamente. Le cose sono cambiate da partire dagli anni 70, grazie al geografo francese Lacoste, che ha riportato in auge il termine, cercando di dargli comunque una maggiore scientificità rispetto al passato, quindi caratterizzando più come studio e meno come un'analisi prescrittiva dell'azione dello Stato, che era stato il carattere predominante in Husshofer, cioè l'uomo che più di tutti aveva fatto un ampio uso del termine geopolitica, e appunto è ritornato popolare nel momento in cui comunque anche le ideologie predominanti nel secondo dopoguerra hanno iniziato a declinare e con esse si sono aperti inediti spazi per trovare interpretazioni della realtà che si distanziassero da queste ideologie. François Toal ha scritto proprio l'ultimo numero di Geopolitica, cioè della rivista Elisag, che la geopolitica si oppone, si contrappone all'ideologia, perché se l'ideologia tende a sovrastimare un unico fattore, la geopolitica per sua natura cerca invece di cogliere la complessità della realtà. Oggi vi sono due filoni sostanziali di geopolitica, cioè la geopolitica critica e quella postmoderna decostruttivista, che è una pura analisi delle percezioni, delle costruzioni artificiose fatte a livello di classe dirigente per giustificare la propria politica estera, quindi di fatto critica perché è una critica anche violenta di quello che è stata la geopolitica classica, di quelle che oggi sono le costruzioni geopolitiche. E c'è poi una geopolitica realista,
spesso definita come realista, ossia di quanti invece ritengono che possa esserci un approccio, un metodo geopolitico effettivamente valido per l'analisi. Il problema, come si diceva prima, è che la disciplina geopolitica non ha avuto tempo e modo finora di sviluppare una sua chiara definizione, una sua chiara metodologia condivisa. Per il motivo suddetto, sia il fatto che è nata in un periodo, in un momento particolare, in un contesto particolare, è stata a lungo poi interdetta, e quando invece è ritornata in auge, l'ha fatta in ambito universitario tramite appunto questi critici, e in ambito giornalistico, quindi da parte di persone che per formazione erano meno inclini a utilizzare, a interrogarsi sulle questioni di metodo. Tant'è vero che oggi anche tra coloro che sicuramente sono geopolitologi con un certo spessore accademico, comunque scientifico, finiamo per ritrovare tante definizioni di geopolitica, quanti sono coloro che se ne occupano, anche se fortunatamente poi si possono intravedere dei elementi di similitudine. Sicuramente il lavoro che ci sarà da fare, che poi è quello che ha motivato l'ISAG a pubblicare questo numero su che cosa sia geopolitica, proprio per stimolare questo dibattito, sarà quello di riuscire a pervenire a una definizione univoca della geopolitica, e quindi a un lavoro sulla metodologia che possa dargli un carattere di scientificità, e soprattutto possa permettere di uscire da questo problema contemporaneo, per cui la geopolitica spesso non è altro che politica, quella che viene chiamata geopolitica non è altro che una descrizione della politica internazionale, ed è fatta da giornalisti. Francesco Scalera, Radio Italia, la ringrazio per il tempo dedicato a nostra disposizione. Grazie a voi.